Sono oggi qua a fare una piccola intervistina con due persone, Mario e Michele, ma più che con due persone siamo con tre persone, perché abbiamo Mario, Michele e un F104 qua dietro, così appoggiato alle nostre spalle. È bella questa storia perché siamo nel Bolognese, un capannone anonimo, entri dentro e ti trovi un F104. Allora, l'idea chiaramente è venuta a questi due pazzi di restaurarlo. E questo non è un simulacro, è un vero F104, poi finirà chiaramente in esposizione, bla 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 bla, ci facciamo raccontare meglio la storia perché ha un che di particolare. Allora, Michele, parto da te. Vai, Intanto grazie, grazie a anzi te Mario Marco. anche ti stringo la mano perché sei partecipe di questa impresa. Noi abbiamo già parlato un pochino e minchia, che storie! Partiamo, non lo so, dal principio, nel senso perché sei appassionato del volo, perché qui ci vuole una passione. Il principio è una grande, ovviamente, una grande passione per il volo, passione nostra, passione di Mario che l'ha trasmessa a me, quindi siamo aeromodellisti da una vita, piloti VDS autogiro al momento statici da un po' di anni, però la passione per il volo è l'essenza delle nostre passioni. E quindi già da tanti anni era venuta questa idea di trovare un aeromobile vero, grande, ex aeronautica militare magari, F-104 magari, perché per noi è l'aereo degli Il più aerei, o bello, il più chiaramente. aereo che c'è. E trovarlo, restaurarlo e magari donarlo al comune perché questo restauro sia visibile a tutti, disponibile agli occhi di tutti, appassionati e non. Ma quindi mi parlavi di piloti VDS? Infatti qua sopra vedevo un po' di modellini, un po' di carene di autogiro, che volavi anche te, quindi. Certo, certo. Quindi è colpa tua se hai E corso. infatti l'ho portato io per la prima volta sia a Molinello per cominciare a vedere il volo di Aereo Modelli Sì. e a Brescia per quel che riguarda la scuola. Ma in che anni parliamo? Parliamo del 70, Nel 90, 72, 89 89, l'autogiro. sì, 89 89 l'autogiro. l'autogiro, C'erano sì. già quindi aeromodelli, cioè sì. Sì, Sì, perbacco. non è una cosa, no, perché sai. L'aeromodello magari mi viene da pensare che sia una moda, tra virgolette, per chiamarla moda, No, relativamente recente, invece no, era hanno già. iniziato con autocostruiti, cercato di farli funzionare perché allora non è che funzionavano così bene e piano piano ci siamo riusciti. È andata avanti la passione. Nell'89 io avevo 15 anni, lui mi ha portato a vedere un autogiro alla scuola di autogiri, che allora era A praticamente c'era Cisago. solo Brescia, A a Cisago. Cisago, c'era Magni, quello Sì, attuale, sì. famoso, che ormai ha preso il sopravvento perché fa delle macchine molto interessanti, ma Sicuro. allora c'era anche questa scuola, piccola scuola, con altri mezzi E e quindi ci sempre siamo stati avvicinati lì. autogiro, insomma, Sì, comunque. sì, 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 Autogiro sì, sempre. Allora, sì, sì. F104. Mi dici, va bene, mi viene l'idea perché è appassionato, ho sempre avuto questo pallino. Va bene, non è che vai al supermercato e lo compri, No. non è che apri, tra virgolette, Amazon e lo ordini. No, magari. Come hai fatto a trovarlo? Dove l'hai trovato? Ah, Come. allora, l'ho cercato ovunque perché in Italia non c'è un F-104 che non abbia ricevuto una mia mail per sentire se per caso fosse disponibile, se ci fosse la possibilità di mettere le mani sopra. Qualche offerta è andata avanti, ma ovviamente con il nostro. Noi siamo persone normali, quindi non è che Certo. abbiamo degli extra budget estremi. Il nostro obiettivo era ed è quello di restaurarlo per metterlo in un parco pubblico e quindi non potevamo spendere più di tanto. Chiaro, chiaro, chiaro. Qualche offerta furiosa, proprio fuori dal mercato, è arrivata, ma insomma, col passare degli anni si stava affievolendo l'idea di Quindi ci hai messo, cioè, è riuscirci. una cosa che ci sono Sì. voluti anni per 5-6 trovarlo. anni di ricerca, 5-6 5-6 anni. anni. Aeronautica militare non dà più questa disponibilità, cioè non offre più, no, sebbene A parte che che. non so adesso se AM ne avrebbe ancora di questi, però Sì, non lo qualche fa cosa più. hanno ancora, ma non te lo concedono più, no. Una E volta sapevo quindi. che per
diciamo, compiti di pubblica utilità, no? Per quello che poi si vedono nelle rotonde, così Sì. lo davano poi Sì, ai gratuitamente. comuni con forme di comodato d'uso gratuito o più o meno gratuito venivano concessi. La risposta che abbiamo avuto da Aeronautica qualche anno fa era: la nostra policy attuale non è quella, non è più quella lì, perché purtroppo vedono l'immagine dell'Aeronautica rappresentata in mezzi messi alle intemperie a marcire sulle rotonde, Sì, quindi capisco, capisco. vedono, insomma, non è edificante per l'aeronautica avere situazioni Sì, del genere. in effetti non sarebbe il primo aereo messo in una rotonda che una volta che fai l'inaugurazione, poi chi gli Fine fa dei più la giochi, esatto. manutenzione? E quindi si sono trovati, si trovano loro anche a, così mi dicevano, dagli alti, no, agli alti livelli, ci troviamo a dover recedere le convenzioni che abbiamo con i comuni, perché i comuni, un po' perché non sono in grado, non hanno più voglia, perché è tagliato il nastro, sono già contenti così, non fanno quello che dovrebbero fare, cioè quel minimo di manutenzione, di Certo, pulizia, certo. e Sì, quindi piuttosto che si farli vedere trovano marcire, esatto. sì, È a quasi un danno recedere, d'immagine per l'aeronautica. sostanzialmente sì. Quindi di averne uno dall'aeronautica militare non c'è stato verso, abbiamo dovuto esplorare il mercato privato. Ci sono cellule in giro per l'Italia in mano a privati che per voi, per aste, per giri vari sono riusciti ad averli, ce ne sono. Tu hai contattato solo, tra virgolette, solo a livello nazionale sull'Italia. E Sì, chiaramente perché internet ti ha dato una mano in questo, cioè nel senso. Internet mi ha dato una mano, soprattutto a trovarli, a rintracciarli. Ci sono registri di appassionati che hanno posizionato tutti i Ma velivoli di va là. tutti i tipi dismessi, sai, se vai a cercare sai esattamente dov'è ogni velivolo e anche con un minimo di storia, di ricerca, di matricole militari, quindi la provenienza, i gruppi di appartenenza, gli stormi. Quindi si sa dove sono, non si sa generalmente di chi Di chi sono. sono? Allora, tante volte vai a chiedere, arrivi anche a quello che potrebbe essere l'interessato, salvo poi sapere che in realtà è lì perché è un comodato d'uso dell'aeronautica e quindi, Ok. ripartiamo da capo. Insomma, tante porte si sono chiuse così, altre porte si sono chiuse perché abbiamo Costi avuto, sì, elevatissimi. proposte inaffrontabili. E invece dopo tanto cercare, questo era praticamente dietro casa. In Dietro che senso? casa, nel parco tematico, il parco giochi di Mirabilandia, a Ravenna, che Questa è la più o meno Mirabilandia. tutti conosciamo, sì. Questo era Mirabilandia. Mirabilandia un po' più di una decina di anni fa aveva tutta una zona adibita, diciamo, adobbata, Rappresentava, diciamo, rappresentava il mondo militare, quindi militare, con sì. aerei, elicotteri, carri armati. Armati. Ma pensavo fossero dei simulacri, non pensavo avessero No, dei pezzi tutti pezzi veri, originali. originali. Cioè c'era altro oltre a questo Sì, che tu hai potuto vedere? Di vero? Ah c'erano sì? altri velivoli, Avevano c'era. appena Sì. venduto anche carri armati, un elicottero avevano già. Ah sì? Sì. Di velivoli hanno avuto, c'era un T-33, un MB-326, un G-91 Porca. Yankee che tuttora è a Ancora là? Mirabilandia, sì, in vista, è in una zona su un portale per accedere a una trazione, quindi Lo ancora lo vedi? vedi là, sì. Ma questo invece era, no, non sa neanche loro il perché, e quando hanno dismesso quella zona lì in stile militare, gli hanno cambiato i connotati per farla diventare zona western. E non sanno neanche loro il perché in realtà questo non sia andato venduto con tutto il resto o dismesso con tutto il resto. Semplicemente l'hanno appoggiato in una zona fuori dal pubblico, quindi nessuno lo vedeva, Pensa per te. anni era appoggiato là per terra. Me ne sono accorto per caso una sera, sbirciando da Google Earth, dal Sì? satellitare con mia figlia, no? Con la Diana, mia figlia, guardavamo, dai che andiamo a vedere Mirabilandia, vediamo i giochini dove siamo stati, su questo siamo stati, su questo no. Cavoli, guardo un F-104, la sagoma di un F-104. Non è possibile. Ovviamente il giorno dopo Mirabilandia ha ricevuto una mia mail, da lì è cominciata. Ti hanno risposto Mi però. hanno risposto nel giro di poco, di poco, persone molto molto Gentilissimo. gradevoli, gentili, sì, molto disponibili, e da lì si è aperta
una trattativa, siamo andati a vedere, perché sai, vedi da sopra, sembrava intatto, ovviamente. Certo, beh, chiaro. Speravamo che fosse integro, sembrava di sì, quando siamo andati a vederlo, stupore al massimo, cioè era effettivamente integro. È sufficiente che in un pezzo così te lo trovi anche senza una semiala, no? Certo, non te ne Come frega te la niente. Esatto, ricostruisci? come ricostruisci Sì, un'auto. e invece era integro, bello come il sole, coperto da un bello strato di Di muschio, perché muschio era fuori verde. da anni, quindi Sciarsedine. abbiamo intuito che fosse grigio, ma in realtà era Verde. con due dita. Ma dopo a portarlo via, smontarlo, voi due o con Noi qualcuno, due, con spero? Noi l'aiuto due, un di un amico amico, che poi è solo venuto. noi. Porca miseria. E quando lo avete visto, ci credevi? Cioè, nel senso. Ma no, non credevamo fino in fondo che sarebbe venuto a casa, perché qua ci spareranno una cifra, e poi sai, e poi c'era il trasporto, c'erano tante cose. E invece alla fine sono contentati, noi abbiamo fatto una proposta, loro hanno accettato e quindi siamo partiti. E E dopo questo mi dicevi è stato subito. venduto praticamente come Come rottame. Pensa a rottame. Poi neanche tanto come Sì. rottame, è proprio una cifra simbolica, perché Certo. come rottame, cioè, il materiale vale. Ma e dopo come si porta a casa? No, Si porta a casa grazie all'aiuto di. Allora, perché cos'è? Non penso che lo carichi no, sul furgoncino, così. Quanto assolutamente. pesa? Vicino alle 4 Ok, non tonnellate, ci sta sul daily. no, non è. Sul Non daily ci non sta ci. sul daily, è ingombrante perché è lungo 17 metri. Ah, però. 17, con le ali montate l'apertura alare è 7 metri, un poco meno di 7 metri, quindi poco per essere un aereo del genere, Molto poco. ma non è che lo carichi così, va smontato, lo abbiamo smontato, grazie a un amico anche che ci è venuto a dare una mano, ma eravamo poi noi tre sostanzialmente Ma che là, andavamo Mirabilandia l'avete dentro a smontato? Sì. Mirabilandia, sì, Tutto con pezzettini. grande, grande gentilezza loro, perché ripeto, sono stati disponibilissimi a farci entrare nel parco in un mese. Non a caso era agosto quando Ah, eravamo là a lavorare, perfetto, sì. pieno così, pieno. Quindi noi eravamo là a Beh, così ogni tanto smontare. ti facevi un giro su una giostra, poi tornavi a smontare. No, Non venivamo a esattamente. casa che avevamo ancora gli urli nelle orecchie delle giostre. Ah, Di immagino. quelli che si divertivano. Ma ci siamo Perché divertiti anche noi. comunque l'aereo era in una zona non aperta al pubblico, Non cioè aperto. quindi No, potevate no, no, no. lavorare, potevate. Sì, poi chiaramente va smontato nelle parti essenziali, smontato tanto da riuscire a caricarlo su dei mezzi. Allora poi lì intervengono altri amici, altre insomma, ditte che ci hanno supportato. C'è una ditta di trasporti qui della zona che ci ha aiutato Ma molto. questo che è il corpo centrale è venuto via intero È così? venuto via Sì. intero così su un bilico, sì, un Da bilico 13 da 13 metri. metri, sì. E cos'è? L'hanno tirato su col mulo? Col mulo si No, carica? l'abbiamo tirato su con una gru, Ah. altra ditta che ci ha dato una mano e che ci supporta, che è una ditta che fa manutenzione del verde qui in queste zone, e supportato con le gru, camion, altri camion, perché comunque se questo lo metti sul bilico poi Ah, c'è il gli resto, altri pezzi vanno messi da Eh qualche certo, parte, poi quindi altri troncone di camion, altri coda, le mezzi, ali, il il T3. muso, Esatto, il muso, l'equilibratore. il pitot. Il muso L'avevamo l'avevamo portato a casa noi, Sì? il primo È vero. trasporto che abbiamo fatto sul nostro furgone, che ci stava dentro malapena, però L'unica cosa, lo diamo era come la notizia, se vi soddisfazione. capita, il radome del 104 ci sta di misura in un Ducato Maxi. Ecco, esatto. Se dovesse mai Dovesse essere utile, sì, ci sta senza capitare. Aspetta, smontare. questo aereo che anno lo avete portato in magazzino da voi? Nel 2022, quindi agosto 2022 l'abbiamo smontato, tempo di preparare i Quindi c'è un carrelli. annetto e mezzo che Sì. ce l'hai qua. Sì. E una volta portato a casa, cosa è successo? Cioè, qual è adesso? Cioè, come era messo? Allora, era messo molto sporco, quindi Mario ci si è messo subito a fare una enorme pulizia di operazione di Cosa pulizia. ci hai trovato dentro? Tutto, di tutto, nidi, teschi di uccelli, c'era un po' di tutto, api, Ah, già, è vero, le api. sì. Difatti poi mi dicevi che adesso chiaramente nell'immagine poi si vede tutte le aperture che ci sono, al di là del motore, ma anche per esempio queste, Prese d'aria, tutto tutto quanto. chiuso avete Sigilliamo dovuto. tutto, sì. Sigilliamo tutto per non far andare dentro acqua, umidità, uccelli, vespe, anche per
provare di, di preservarlo il più possibile. Più possibile. Perché tanti danni li abbiamo dovuti riparare proprio a causa dell'umidità e dell'acqua che è andata dentro, ha creato marciumi. Quindi dopo le operazioni di pulizia poi abbiamo cominciato un po' più a divertirci, ma a fare il lavoro quello vero e faticoso del restauro. Quindi, cosa consiste nel restauro? C'erano dei lamierati da rifare, quindi sostituire proprio perché erano o danneggiati, perché in qualche operazione di smontaggio, di spostamento, non nostra, ma dei proprietari precedenti, qualche schiacciamento, danni ne erano stati fatti, quindi quelle parti sono state riparate o sostituite. Quindi ci siamo anche divertiti a ricostruire parti vere dell'F104, no? con la mia rata. È stato divertente? No, perché ci siamo divertiti, sì, però mi sembra un gran lavoro. È un gran lavoro, però con soddisfazione, e quando c'è soddisfazione ti diverti. Sì, c'è passione, arrivi a casa distrutto, però quel giorno lì sei distrutto, ma ce l'abbiamo soddisfatto fatta. Perché hai fatto quello che è la tua passione, questa è la nostra passione. Lamierati in primis. Poi metto che hai rimosso un sacco di parti idrauliche. Superflue per il compito che esatto, andrà a fare. Soprattutto al fine di alleggerire ulteriormente tutte le parti impiantistiche, c'era poca roba, però residui di parti impiantistiche, elettriche, idrauliche, tubi, cavi, anche cavi di comando, perché comunque parliamo di un aereo del progetto del 52, primo volo del 54. Certo. E quindi c'erano parti idrauliche, ma considera che dalla cabina agli attuatori idraulici i comandi sono a cavo. Erano cavi. Le trecce d'acciaio, no? E quindi quelli c'erano ancora. Chiaramente non c'era niente riguardante motore, avionica. No, assolutamente. No. Armamenti, cannoni. No. Purtroppo no. Beh, era chiaro, però a volte sai mai che trovi una sorpresa. Già una sorpresa l'ho trovata in Gravilandia. Chissà mai. No. Non c'era il carrello di atterraggio, è proprio pulito, però. Però cioè, è vero, manca il carrello. Sì, non c'è. Né davanti né dietro, i vani sono vuoti. Vuoti, ma va bene, perché piuttosto che mancare una parte estetica va benissimo. Sì, beh, tutto il resto c'è. La cellula è completa. Allora, a questo punto siamo nel maggio del 2024, a che punto siete con il restauro? Cosa bisogna fare ancora adesso? Si tratta di un restauro ovviamente statico, ovviamente estetico, e quindi abbiamo iniziato e quasi finito, posso dire Mario ha quasi finito, perché la parte di predisposizione della verniciatura su quello si è impegnato molto lui, quindi l'aereo è già stato tutto levigato per asportare la spocizia, sì, ma anche lo strato superficiale di vernice e arrivare a una superficie omogenea sì. Con stoccature tante stoccature sono state fatte perché c'erano delle ammaccature, quindi diciamo che sono andate avanti di pari passo le riparazioni e la predisposizione alla verniciatura. La verniciatura ormai è prossima e consisterà in un paio di mani di sottofondo di grigio, quindi lo rifai così? Sai che noi non lo sappiamo ancora. No, il colore è beige. Sì. Lo sai già. Abbiamo già la fornitura di sottofondo di vernice e tutto, ma se sai già il colore vuol dire che hai già aperto un baratto. io non lo sapevo ancora, la curiosità è femmina, ma non solo. E, quindi sì, sarà un colore omogeneo. Ok, per fare il fondo. Per fare il fondo. Poi il colore ufficiale. E poi il colore ufficiale, che sarà uno special color, non uno dei colori operativi dell'F104. Cioè non lo fai mimetico, tanto per intenderci? No, purtroppo non mimetico, anche se il colore del 104 dovrebbe essere, a mio parere, quello mimetico. Non lo fai dei primi per anni. Motivi particolari? Sostanzialmente per evitare critiche che potrebbero arrivare, per quanto inadeguate, potrebbero arrivare, metti un bellissimo F104 con la sua bella livrea mimetica in un parco pubblico, il giorno dopo sei sul giornale con una critica perché hai messo uno strumento di guerra. Ah, ok, per il periodo che stiamo vivendo in questo momento. Sì, un po' per quello, un po' per l'ignoranza, perché sappiamo che l'F104 in realtà
I nostri soprattutto non sono mai stati strumenti di guerra. Ma sì, ma al di là di quello, che per l'amor del cielo è chiaro che è una macchina che nasce per un compito militare, questo Sì, è chiaro, certamente. però credo che voi lo stiate facendo per quella che è la passione, per l'amore del volo, è esatto. Per la passione che tu dici, guarda, l'essere umano, cioè questo qua è tra virgolette un capolavoro della tecnica. Sì, esatto. E quindi è un'esaltazione della tecnica, non sì, un'esaltazione sì, sì. della guerra. No, questo no, è chiaro. Appunto, appunto. Questo è dire, porca miseria, guarda che roba che... Cioè, che roba è bellissimo che da vedere, era fantastico. Tuttora, tra l'altro, come performance di salite, eccetera, eccetera, è ancora imbattuto sì, l'F-104, sì. che nasceva come chiaramente un intercettore. Quindi lo fai per esaltazione della tecnica. Sì. Capisco che in effetti, sì, oggi come oggi... Ci sì. può saltare fuori la critica, sì, ma sì. proprio per fugare questa critica abbiamo scelto uno degli special color che l'aeronautica militare applicò alla fine della carriera dell'F-104, quindi nel 2003-2004, in onore di una famosa casa che costruisce motociclette bolognese, sì, e fece questo esemplare rosso. E lo fece proprio in onore di loro. E quindi riprendete ci fu quel un evento, colore lì, sì, visto sì. che siamo oltretutto in un territorio che non è un territorio a caso, siamo sì, nella Motor Valley, i richiami sono tanti a fare così. E con quella livrea fu il nonno Stormo, che ha come simbolo il cavallino di Baracca. Di Baracca. Ah, già, è vero. Il cavallino di Baracca, ah, che già, Baracca stesso era conterraneo, no? Sì, la storia del cavallino, che poi diventò anche Ferrari, cavallino della Ferrari. Sì, sì, vero, insomma, vero. I richiami sul territorio sono tanti. Quindi abbiamo scelto di fare questo bel colore giusto, rosso, giusto. Che sarà sicuramente di impatto e caratterizzante. Ma quindi Mario, se posso aver capito, di lavoro qua ne hai fatto tanto. Tanto, sì. E se ti potessi chiedere qual è la cosa più difficoltosa che hai trovato nell'avanzare nei lavori, quale può essere stata? Beh, un po' ripristinare quelle rotture che effettivamente erano snervate e cercare di riprendere con lo stesso materiale, quindi raddrizzare, sistemare, metterle a posto. Quelle sono state alcune cose, che poi Michele per quello ha una gran pazienza e sistema le cose molto bene. E poi dopo tutto il resto, la levigatura è stata una cosa incredibile, con tanta polvere, con tutti i mezzi possibili e immaginabili, ma giornate intere. Perché la macchina cos'è? È alluminio? È ferro? Cos'è questa miniera? C'è il titanio, c'è la miniera, c'è alluminio, c'è un po' di tutto. Tutto. Quindi, però era molto messo male, nel senso perché era, la vernice era già rovinata, quindi era tutto da levigare. Tirare a quel punto qua, perché poi c'erano veramente dei punti che erano molto critici. Però e poi con stucco, poi dovevi aspettare che diventasse dura, poi il giorno dopo ricominciavi a smerigliare. È stato abbastanza complesso, però siamo arrivati a questo punto. Mi raccontavi prima la rimozione di certe superfici che erano inchiodate e ti sei trovato con delle viti in titanio e dici questa adesso io come le foro? A farci impazzire subito sotto il sole cocente dell'agosto di Mirabilandia sono state proprio le viti proprio in titanio delle carenature, che andavano tolte perché ci sono zone da smontare, carenature da smontare per raggiungere i punti di unione, ad esempio tra le ali e la fusoliera, no? E per raggiungere quei punti d'attacco, quei bulloni da svitare, devi arrivarci togliendo dei pannelli di carenatura che sono tenute insieme da 222 viti per parte. E le viti in titanio estremamente incrostate non sono state molto gentili nel lasciarsi svitare. Alcune sì, alcune, ma molte invece no, e dove una vite non si smonta, devi andare a Trapano e quello ti porta via sì, materiali. Può forare il titanio, non è sì. proprio tanto, tanto come forare tempo. Il legno. E poi considerando il periodo che era molto molto caldo e venivano temporali anche che abbiamo preso anche sì, l'acqua. Ci quindi, siamo anche presi acqua. E non c'era tanto da coprirsi perché era lì, l'ala era questa, l'unica cosa che ci poteva un po' proteggere. Però abbiamo continuato.
Diciamo che però è un qualche cosa che si ricorda per la vita, nel Sì, senso che sono certamente. esperienze che quando le rifai, cioè, capisci? Appunto. Beh, è bella come cosa, però. Non ricapiterà più, dovesse capitare sarò contento e si farà anche volentieri, ma diciamo che per un po', fatto questo, per un po' non ne cercherò fermiamo. altri. Però è una cosa che ti caratterizza una fase della vita. Oh, io ragazzi, grandi altre cose non è che abbia da chiedervi perché chiaramente adesso poi facciamo tutto lo special, insomma ci giriamo attorno e quant'altro. Da quello che posso capire siete in una buona dirittura d'arrivo, nel senso non Certo, avete certo. bisogno in questo momento di sponsor, nel senso siete, da quello che capisco, la vernice lui l'ha già sbirciata, quindi vuol dire che c'è già. L'aereo l'avete già sistemato, è da verniciare, ma ho capito che lo farà lui come quei modellini, insomma, degli aeroplani. Però chiaramente sentiamoci che quando ci saranno Certamente. aggiornamenti, lo diciamo che se c'è modo di portare qualcuno a vedere l'opera d'arte Certo, finita, è fa una soddisfazione in piacere. più. Certamente, noi adesso non. È chiaro che se uno viene qua e dice voglio investire, vi aiuto, vi do soldi per andare avanti, quelli di soldi ne dovremmo spendere ancora, quindi Non ben si dice di venga, no. ma non stiamo cercando sponsor economici fondamentalmente. E abbiamo diversi supporter che a seconda delle diverse professionalità in questo percorso ci accompagnano, quindi ad esempio che ne so l'ingegnere che ci progetterà il pilone di Pilone, supporto giusto. perché non andrà appoggiato a terra ma andrà supportato, certificato, eccetera, quello ce l'abbiamo. Abbiamo insomma diverse professionalità che ci aiutano. Ad esempio, non abbiamo ancora, perché abbiamo avuto anche quel pallino lì, quello di dotare l'aereo di un impianto elettrico funzionante, di luci funzionanti, cioè le luci di navigazione dell'aereo funzioneranno. E per ora abbiamo imbastito tutto, fatto tutto con materiali certificati, abbiamo il progettista, quello che ci ha progettato l'impianto elettrico, che è un caro amico, e quello che ci manca ancora, che stiamo cercando, è ad esempio un elettricista, un professionista che ci certificherà l'impianto, Ah, ad certo. esempio. Quindi se posso Dice, lanciare ma l'appello, certo. se c'è Diciamo che se un c'è professionista della qualcuno. zona che ha voglia di avere il suo nome elencato tra tutti quelli che ci hanno dato una mano, ovviamente gratuitamente, no? Che ci hanno supportato ad arrivare alla fine del progetto, noi questo lo stiamo ancora Chiaro, cercando. chiaro. Però per il resto direi che siamo non in dirittura d'arrivo, avremo ancora. Sì, ce n'è ancora. Prevediamo di installarlo ormai a primavera 2025. Ci speriamo ancora Ok. entro l'anno, ma stiamo vedendo C'è ancora un l'orizzonte che annetto arriva. di lavoro, Sì, diciamo. sì. C'è ancora un annetto di Considera lavoro. che segniamo tutte le ore e siamo a 1000, 1.000 ore di lavoro. 2000, cioè Wow, a 1000 testa. e 1000. Sì. Wow. E non abbiamo ancora E lì verniciato, quindi ce n'è ancora da sì, fare. però insomma. Allora lanciamo così, insomma, diciamo che se qualcuno che sta guardando, insomma, che si guarda il video, eccetera, eccetera, è Sì. un qualsiasi tipo di professionista, info@pilotando.eu, chiaramente mi scrivete una bella mail così vi posso mettere in contatto con papà e figlio di questa bella impresa, perché comunque è bello pensare che è stato comprato da loro e hanno fatto 1.000 ore di lavoro a testa. E poi verrà praticamente regalato alla comunità. Quindi, insomma, tanto di cappello, soprattutto per quelli come noi che hanno una passione legata al volo e una passione legata a questi mezzi. Quindi, Ok, grazie mille. Di grazie. nuovo Mario, grazie mille, Grazie a te grazie mille Marco. veramente. E poi, come al solito, qui non potete dire di non farlo, un bel pollice in alto per il lavoro di questi due fantastici bolognesi. Grazie. Grande. Bene, ragazzi, com'è Fatto. stata? Ottima. Perfetto.